E non potevamo non fare una visita nelle campagne francesi, qua in Bretagna. Siamo a circa una trentina di chilometri da Rennes, la località è Gévesé, e questo è il mulino Mottet, un'antica cascina, addirittura un mulino che dal 1420 circa iniziò questa attività per macinare della farina, del grano per la farina per i dintorni, così mi raccontava Benoît Chauvin, che è qua con me, che con la moglie Stéphanie gestisce questa azienda agricola, un'azienda strutturata che è impostata sulla vendita diretta. Insomma, la filiera raccolta si applica anche qua. Buongiorno Benoît. Well, how many years you manage this? Da quanti anni gestisce questa azienda? 23 years ago. I take this one 23 years ago. 23 anni fa io acquistai con mia moglie questa fattoria dai miei genitori e nello stesso tempo ho iniziato a produrre formaggi. After the boat, voilà. Necco du mal. Okay, and they, your son or your I suoi figli l'aiutano in questa attività? Your activity? Yes. 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 My son. Young farmer. They are young farmer. Yes, he's a young farmer. Not me. Yes, he want to. Certo, è un giovane imprenditore agricolo che in questo momento mi sta aiutando. Ha iniziato a lavorare con me da studente e sta frequentando un corso di specializzazione per fare formaggi. Il prossimo anno completerà gli studi. Tell me, and how many hectares is your land? Quante persone lavorano in azienda? In my land we are four. Siamo in quattro persone, io, mia moglie che gestiamo la mandria e due collaboratori che producono il formaggio. The co and the business cheese and my employer make cheese and affiné. Yes, but how many hectares is your? Quanti ettari è la sua azienda? La superficie è di 58 ettari. E quante bovine avete in stalla? 46 vacche. Con il latte facciamo il formaggio 6 giorni a settimana e complessivamente produciamo 15.000 kg di formaggio l'anno. A peu près 15.000 kg. Ok. For 1 year and we make cheese all the day. All the day. Well, and which kind of cosa coltivate in azienda? You cultivate grass. 32 ettari ad erba medica e 14 ettari a mais. Yes. 14 hectares mais. Mais, ok. Mais, yes. And all you produce the il mangime viene prodotto tutto in azienda? Inside your yes. Farm? Yes. Only your farm. Okay. Only my farm. Only your farm. I don't buy sì, tutto proviene dalla nostra azienda. Non compro nessun tipo di foraggio. Okay. I buy only colza. Colza. Acquisto solo un po' di colza per integrare l'alimentazione delle bovine durante l'inverno. In media, quanti formaggi producete al giorno? We make 40 forme di grandi dimensioni e 120 tome più piccole, i formaggi li produco al mattino, mentre le tome nel pomeriggio, perché otteniamo più latte nella prima mungitura in mattinata e meno di sera. And tell me, what kind of race you che razze allevate in azienda? In your farm. Holstein. Holstein, we've got Holstein principalmente. Facciamo inseminazione artificiale e abbiamo anche la razza normanna, bruna alpina e la pezzata rossa. E Red Holstein. Red Holstein. For races to mix it the race Holstein.
How many liters each Quanti day litri in media producono? 26-27 milk for one cow. One cow, yes. Okay. And in media 25-26 litri a capo e durante l'anno mungiamo circa dai 350 ai 400.000 litri. 4,000 liters. Bene, Benoit, ci mostri il suo caseificio dove produce i suoi formaggi. Ok? Yes. Hello. Adesso siamo entrati nella sala di lavorazione del formaggio che viene prodotto tutti i giorni. Tell me, Benoit, this is your seats where you manage the milk and what kind of Questo è lo spazio in cui tu produci latte. In your farm. I produce two different cheese with milk in this farm. Produco due tipi di formaggio. Al mattino facciamo forme che vengono stagionate 2 mesi e nel pomeriggio i piccoli tomini che vengono invecchiati 3 settimane. Al mattino le forme vengono messe negli stampi e sostano 24 ore. Dopodiché vengono riposte nelle sale di stagionatura. Salt box and we light it jusqu'à tomorrow morning. And so 24 hours. Yes. About 24 hours. Oui, voilà. Monday, Tuesday, Wednesday, Friday and all the day. Not Sunday. Not Sunday is the way it's the day of the sun. Yes, it was. Okay. Et donc voilà, c'est tout. Et donc we are 4 people to work here. My wife, and two salary. Yes, employed. He work here, and we make cheese. Lavoriamo tutti i giorni, tranne la domenica. Qui sono occupate 4 persone: io, mia moglie, 2 collaboratori, e vendiamo i nostri prodotti nei negozi, bar e ristoranti. But you sell also in your Ma lei vende anche nella sua azienda? Yes, in this farm. Yes, and in your shop. In my shop, yes. And the tomorrow I take my car. Sì, vendo anche in azienda. She's in the bar, in the shop, in the restaurant. Però al mattino io consegno anche i formaggi ai nostri clienti. Shop and restaurant and bar. To deserve our cheese. Well, you are well organized. Donc, to make a cheese, in this, this cheese is 15. Per fare questa forma, occorrono 15 litri di latte. 15 litri di lait in this cheese. And the weight of this cheese. E qual è il peso di ogni forma? Half. 1,5 kg circa. 1 kilo. 1 kilo. Un kilo. Voilà. Voilà. And half. Yes. Et donc voilà. And we made cheese about 1998. Okay. For the moment, thank you. We want to see. Bene, Benoit, vorremmo vedere adesso il tuo spazio dove ci sono i tuoi prodotti. You want to see the seasonal cheese? Yeah. That we return in the outdoor. Go. I follow you. Yeah, follow you. Yes. Bene, siamo entrati nello spaccio di Benoit, è uno spaccio che offre anche i prodotti del territorio, quindi c'è miele, ci sono marmellate, ci sono patate, insomma, sono tutti produttori del territorio. Yes. Sidro, anche il sidro?
E il sidro? Sì, tengo anche prodotti degli agricoltori che sono del territorio, come il sidro. Cheese, okay. Questo quindi è il suo formaggio, questo stagionato 2 mesi e quest'altro 3 settimane. Per questo servono 14-15 litri e 5 per produrre la caciottina piccola. And this one, 3 weeks ago, we can see is more. Yes, it's soft. Questa, come si vede, è più morbida. And we can make a tartiflette. We take potatoes with this cheese, with the lardon, the sheep, comment on dit, viande. Viande, c'est pigs. Pigs, okay. Meat, okay. Questo formaggio con patate e carne è un'ottima combinazione per la cena. Ok, allora, thank you, Benoit. Pas beaucoup, Sibylla. Thank you, Benoit. You show us very interesting things, and we want to show to Italy what yes. A farmer in France make cheese. Ok, bene, grazie Benoit, un saluto a tutti voi telespettatori e qualche minuto di pubblicità e continuiamo con Cielo Aperto con i frutti della terra.